Damiano David dei Maneskin presenta la fidanzata Giorgia Soleri. Dopo 4 anni si può dire. Stefano De Martino, fidanzato, la risposta da Oscar conquista tutti. Chiara Ferragni, schiena bruciata dal sole. Bizzarra la reazione del web. Giulia Salemi, i fan la rimproverano, la motivazione spiazza. Gemma Galgani, addio uomini e donne. Gianni Sperti vuota il sacco. Buongiorno cari amiche e bentornate al TG Pettegola. Scansati quei tichedi. Sulla piazza c'è una nuova eroina delle donne che sanno aspettare. Si chiama Giorgia ed è ufficialmente la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Da quanto vi state chiedendo? Beh, da appena 4 anni. Eh già, tanti Giorgia è riuscita a passarne nell'ombra. Almeno Kate Middleton ha dovuto aspettare per andare all'altare. Lei ha proprio dovuto aspettare per essere la fidanzata di Damiano. Adesso il ruolo è però ufficiale, grazie a delle stories condivise da entrambi su Instagram, con tanto di sarcasmo da parte di Damiano. Dopo 4 anni si può dire, si chiede? Beh, noi ci domandiamo qualcos'altro. Giorgia, hai aspettato 4 anni? Ma come hai fatto? Svelaci il segreto. Passiamo adesso invece a notizie da single. Già ragazze senza fidanzato di tutta Italia, avete una nuova bandiera. Si chiama Stefano De Martino e sa benissimo che cosa vuol dire avere una famiglia che pone sempre la stessa domanda. Ma quando ci presenti la fidanzata? Ma quando ci presenti il fidanzato? Ecco, la cosa è stata svelata da Stefano su Instagram quando un utente gli ha chiesto: quando la trovi una fidanzata? E lui ha ironicamente risposto: mamma, lo so che sei tu. Sì, Stefano, ti capiamo tutte. Il sarcasmo è veramente l'unica arma contro certi quesiti. E adesso passiamo a una notizia decisamente fashion. Odiate dover slacciare, allacciare, spostare, sistemare il vostro bikini mentre prendete il sole, il tutto con l'obiettivo di eliminare gli odiosi segni del costume? Beh, forse potrete risparmiarvi la fatica quest'estate. A sdoganare più o meno i segni del costume è arrivata niente meno che lei, Chiara Ferragni, che ha festeggiato il suo compleanno con un pranzo all'aperto per poi mostrare la sera la sua schiena ustionata con tanto di segno del top indossato. Allora, forse abbiamo sdoganato i segni del costume, ma no, no, non sdoganiamo la crema solare, applicatela sempre ogni 2 ore. Più strateghe noi di te che hai fatto due reality. A chi ha rivolto questo sarcastico messaggio? Eh già, proprio a lei, Giulia Salemi. Ci spiega che cosa è successo il nostro inviato Maurizio Riccio. A te la linea, Maurizio. Ciao Francesca, grazie per avermi passato la linea. Giulia Salemi è stata recentemente rimproverata dai suoi fedeli sostenitori. Il motivo? Non è di certo un motivo che Fariba, la mamma di Giulia, si trova all'interno del cast dell'Isola dei Famosi e questa settimana è al televoto insieme a Francesca Rodo e Emanuela Fittocchia. Giulia ha chiesto ai suoi fan di votare Francesca Rodo in modo tale da permettere a sua madre di poter continuare il suo percorso all'interno del programma. I fan però non sono stati molto d'accordo con lei e non perché lei abbia chiesto loro di sostituire sua madre, ma semplicemente perché ritengono che votare Francesca Lodo non sia la scelta giusta, in quanto sarebbe meglio, secondo loro, optare per la Tittocchia che non sembra godere del favore del pubblico. Da casa i fan hanno accusato Giulia di essere poco stratega, semplicemente e nonostante lei abbia fatto ben 2 volte lo stesso reality. Ma l'hanno rassicurata a pensare alle strategie, ci pensano loro. Lei deve semplicemente continuare ad essere sincera e genuina, come sempre. Grazie mille Maurizio per il tuo intervento. Fan di Uomini e Donne, potete tirare un sospiro di sollievo. Da qualche giorno circolava infatti la notizia di un addio di Gemma Galgani al programma. A smentire il tutto arriva niente meno che lui, Gianni Sperti. L'opinionista ha detto infatti in un'intervista a Uomini e Donne Magazine di non credere assolutamente che la Galgani stia rinunciando al programma e al tempo stesso che il programma stia rinunciando alla Galgani. Beh, che dire Gianni, se sei tranquillo tu, siamo tranquille tutte. E con questa notizia si chiude oggi il TG Pettegola. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia e al prossimo Pettegolezzo!